vorrei dire che ci hanno chiuso le chiese, ma la carità non ce la chiude nessuno, va bene? Quella seguitiamo a farla tranquillamente. La Caritas diocesana di Arezzo, Cortona e Sansepolcro non lascia soli nessuno in questa emergenza sanitaria da Covid-19. In accordo con il Comune di Arezzo è stata prorogata l'apertura fino al 30 aprile per 24 ore del dormitorio. Casa San Vincenzo e Casa Santa Luisa sono a pieno regime con oltre 40 ospiti residenziali. Il centro di ascolto diocesano sta svolgendo un grande lavoro di vicinanza alle famiglie e alle persone più sole. Gli interventi sono indubbiamente a favore degli ultimi, come ad esempio quelli alla Casa Circondariale di Arezzo. Noi detenuti della Casa Circondariale di Arezzo volevamo con questa lettera ricambiare l'affetto che ci avete dimostrato e che ci nutrite e che continuate a dimostrarci con la vostra donazione e con la vostra vicinanza. Due le convenzioni attivate con il Comune di Sansepolcro e di Cortona per la gestione da parte delle Caritas locali del servizio di distribuzione dei pacchi alimentari. È stato poi attivato il progetto Spesa Sospesa, il carrello della solidarietà per una spesa condivisa, grazie alla collaborazione con Conad. E abbiamo preso contatti anche con altri comuni e in una seconda fase attiveremo, diciamo così, altre azioni. Siamo in contatto, ripeto, con il Comune di Arezzo anche per l'assistenza a domicilio, il progetto Nonni Sicuri. Da ieri è attivo insieme a Conad il progetto Spesa Sospesa, quindi nei 4 punti vendita Conad della città ci saranno dei carrelli a disposizione dei consumatori. Chi vuole liberamente può lasciare all'interno dei carrelli, dalle piccole alle grandi cose, ecco, in maniera molto libera. E ci siamo organizzati, ecco, con personale e anche con volontari a fare delle raccolte, insomma, dei ritiri giornalieri. È abbastanza impegnativo e già da ieri comunque fa piacere che la cittadinanza stia rispondendo in maniera molto seria. E, tra le varie iniziative, insomma, anche la Coldiretti che con i mercati di Campagna Amica ogni settimana portano i prodotti alle nostre mense. La risposta della città di Arezzo nel sostenere tutti questi servizi portati avanti da Caritas c'è ed è importante. A sottolinearla è il vescovo di Arezzo Riccardo Fontana, che si commuove. Sono questi i momenti in cui viene a galla i segni e poi, se Dio vuole, a giudicare sulla fede tocca agli angeli alla fine del gioco, ma per il momento nessuno può andare a contare i cristiani e guai a farlo. Però ci sono i segni, no? Questa è una bella città, amici. C'è una radicata, le cose che contano ci sono. Stiamo avendo dimostrazioni di affetto, di vicinanza da parte dei singoli cittadini, delle parrocchie, delle aziende, delle associazioni. E ci tengo, ecco, a dire che questo territorio è un territorio solidale, attento ai bisogni. Ci preoccupano un po' alcune analisi che stiamo facendo, perché il grosso dell'impegno Caritas non sarà stato il mese fatto fino ad ora, dove magari non tutti sanno la grande mole di lavoro che abbiamo fatto, ma da ora in poi, perché invitiamo tutte le famiglie veramente, in caso di bisogno, a prendere contatti, perché nessuno deve essere escluso, sentirsi emarginato. E sappiamo anche che ci possono essere tante situazioni nuove che magari fino ad oggi non hanno avuto bisogno né dei servizi sociali né di realtà come Caritas. Non bisogna vergognarci, perché qui si tratta di tenere coesa la società e garantire a tutti il giusto futuro. Ecco.